Eccoci qui e benvenuti a una nuova masterclass. Io sono Andrea Di Giglio e queste masterclass sono completamente gratuite sul mio canale per poter migliorare le conoscenze della pasticceria a 360 gradi. Ho già fatto una lezione ieri dove spiegavo appunto il lievito madre, la creazione, che cos'è il lievito madre, e abbiamo visto le percentuali di acqua di base da tenere in considerazione per una madre solida e per quella liquida le percentuali di acqua. Nello specifico c'è molto da dire, ci saranno tantissime lezioni di approfondimento. Ad ogni modo, nei miei percorsi formativi vado a sviscerare molto bene tutte quelle che sono le dinamiche, e in più troverai ovviamente le video lezioni anche pratiche. Vi faccio proprio vedere anche come si realizza il panettone, tutte le mie ricette, eccetera. Però in questo momento ti faccio vedere proprio le basi, ok? Le basi per capire un attimo i concetti, soprattutto se sei un appassionato di pasticceria. Quindi andiamo a vedere un pochettino, ad esempio, abbiamo visto la gestione lievito madre, tre tipologie, quindi la solida divisa in libera, quindi tenuto libero, nel sacco e in acqua, metodo piemontese, e licoli, ok? Liquida. Adesso andiamo a vedere quella che io consiglio generalmente per chi parte, per chi vuole usare la madre solida, quindi in acqua. Lievito madre in acqua. Lievito madre in acqua o metodo piemontese è una gestione più semplice, ok? Per chi non ha esperienza, ok? Perché? Perché il lievito madre, al posto di essere legato, ok, all'interno di un torcione o di un sacco di juta è legato, o all'interno di un vasetto, qui è immerso nell'acqua. La peculiarità di questo lievito è che è più di facile gestione, in quanto l'acidità lattica, che sia nel sacco che nel libero che nel licoli, sta all'interno, ok? Quindi permane all'interno, qui la disperde un po' nell'acqua. Quindi cosa succede? Che i problemi che potrebbero succedere a chi gestisce la madre negli altri modi, col lievito madre nell'acqua i problemi sono minori, perché l'acidità lattica che dà dei problemi, ok, se in eccesso, qui li dà molto meno, se non li annulla completamente, perché l'acidità lattica è creata dai batteri lattici, ok, che se in equilibrio con quella acetica e la fermentazione alcolica dei lieviti va bene, ma se in eccesso abbiamo dei problemi, ok? Qui questo problema si riduce, se non si elimina, ok? Quindi lievito madre in acqua. Come si fa? Allora, generalmente una volta creato il lievito madre, passati 30 giorni, si ha questo impasto che lievita, ok? Abbiamo già detto che all'interno del lievito c'è un microbiota ben specifico, ci sono lieviti e batteri che hanno una loro protocooperazione, si dice, cioè lavorano in sinergia, hanno un loro equilibrio. Quindi come si procede? Allora, di base un lievito madre solido, ok, si idrata al 50%, ok? 50% di idratazione di media. Il lievito madre in acqua però, che si gestisce nell'acqua, ovviamente assorbirà acqua. Quindi quando noi andiamo a rinfrescarlo, il primo rinfresco, generalmente il primo rinfresco, ok, soprattutto se viene dalla notte, dallo stazionamento notturno, si rinfresca tra un 35 e un 40% di idratazione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire, ad esempio, 1 di lievito, quindi 100 grammi di lievito, 100 grammi di farina, e di media da un 35 a un 45% di acqua sul peso della farina. Qui è 1 a 1, 35, quindi sul peso della farina
si dice, perché se ovviamente possiamo anche aumentare la farina, ok? Però 1 a 1 al 35, al 45% di acqua sul peso della farina, il primo rinfresco perché? Perché ovviamente venendo dall'acqua dobbiamo stringerlo un po' di più, perché l'acqua lo discioglie, cioè possiamo, a volte si trova anche una poltiglia. Se idratiamo il lievito madre in acqua troppo, poi la mattina troviamo una poltiglia, ok? E noi non lo vogliamo che rimanga sodo, non vogliamo che rimanga sodo. Perché l'acqua generalmente, ok? Immaginiamo che questa è la caraffa dove teniamo il lievito madre. Tra l'altro il contenitore deve essere stretto e alto perché deve fare forza contro le pareti e deve crescere. La caraffa, quando noi mettiamo l'acqua a temperatura ambiente, anche lì ci sono scuole di pensiero che dicono l'acqua calda, l'acqua fredda, l'acqua a temperatura ambiente. Io vi dico, l'acqua dipende da cosa dovete fare. Dovete rinfrescarlo perché vi serve per un grano lievitato subito, perché dovete rinfrescarlo per metterlo via. Anche lì bisognerebbe, si apre un mondo sulle temperature. Però partiamo un attimo dai concetti di base. La caraffa deve essere stretta e alta e deve avere una quantità di acqua. Una volta che noi abbiamo rinfrescato il nostro lievito madre, generalmente si rinfresca in planetaria con foglia o comunque un'impastatrice, si può fare anche a mano, però diciamo in laboratorio si usa un'impastatrice. Abbiamo il nostro lievito madre che va a galla, scusate, non che va a galla, che scende. Ovviamente noi lo mettiamo nell'acqua a temperatura ambiente, facciamo un esempio, lui va giù, ok? Una volta che è andato giù, noi dobbiamo aspettare il tempo che risalga, ok? Che generalmente se il lievito è in forma ci mette un'ora, 50, 60, 70 minuti circa, perché all'interno ovviamente si sviluppa anidride carbonica, lui viene a galla e inizia ad affiorare, ok? Più lui, diciamo, inizia a fermentare, più tende ad andare verso l'alto e la parte un pochettino rimane verso il basso, ok? Quindi abbiamo il lievito che tende a uscire proprio dalla caraffa. Questa gestione permette quindi all'acidità lattica di andare nell'acqua e di disperdersi nell'acqua. Quindi qui dentro al lievito ne troveremo meno, ok? E perché quindi è più di facile gestione? Perché l'acidità lattica in eccesso prodotti dai batteri lattici crea dei problemi, generalmente dà dei problemi di impastamento, non si riesce a impastare bene, non si riescono a incorporare i grassi, il burro, il tuorlo, non fa fatica, ok? Quindi, e poi un eccesso di lattica, ad esempio, ha un gusto amaro in bocca, un eccesso, ok? Fin quando è poca, dà gusto al prodotto e va bene, ok? Ma se è in eccesso, la si riconosce come amara, ok? Quindi fa così, esce fuori dalla caraffa e generalmente staziona in quel modo lì. Quindi per quello il primo rinfresco deve essere idratato meno, ok? Il secondo rinfresco invece deve essere idratato, allora ci sono dei range, ok? Che vanno dal 44 e c'è chi arriva fino al 50, ok? C'è un perché, poi lo spiego magari meglio nei miei corsi, però la motivazione c'è. Io vi dico che in linea di massima più lo idratiamo, ok? Più sviluppiamo, ad esempio, dei batteri specifici che producono acido lattico, ok? E tra l'altro più alte sono le temperature, più idratato utilizziamo gli omofermentanti che in eccesso possono creare problemi. Cioè, in parole semplici, non va idratato più del 50%. Se lo idratiamo, diciamo, al 44, ok, siamo sicuri che col 44% di acqua sviluppa bene e lavora bene. E tendenzialmente io lavoro da un 44 a un 47, perché? E tendenzialmente, ancora andando più nello specifico, utilizza un 45% di idratazione, perché
Se noi manteniamo più o meno questi parametri, io generalmente utilizzo un 45, noi abbiamo la certezza, non ce l'ha nessuno, però abbiamo una gestione più semplificata, ok? Perché noi il secondo rinfresco dopo non andiamo più a metterlo nell'acqua, ok? Cioè si fa il primo rinfresco e si mette in una caraffa senza acqua per farlo sviluppare, ok? Temperatura di solito 27-28 gradi. Secondo rinfresco, anche lì, quando si mette si rinfresca e si mette a lievitare, non si mette più nell'acqua. Diciamo che l'acqua è lo stazionamento notturno. Poi c'è chi anche lo tiene tutte le volte nell'acqua, lo fa sviluppare nell'acqua e vive sempre nell'acqua. Però, dalla mia esperienza personale, l'acqua è ottima come riposo notturno o se non lo utilizziamo, ok? Ma se dobbiamo rinfrescarlo, poi lo sviluppo lo facciamo a secco per farlo sviluppare. Quindi tendenzialmente io utilizzo, perlomeno quello che ho visto io in laboratorio, un 45% di idratazione è ottimale. Poi ci saranno persone che vi diranno no, il 44, il 46, va bene tutto. L'importante è che il prodotto esca buono. Cioè, quando vi dicono no, si fa così innanzitutto perché bisogna capire. E poi non bisogna fare le cose solo perché si è sempre fatto così, perché mi hanno detto che si fa così. Bisogna capire, ok? Anche perché poi, se io ci sono persone che rinfrescano il lievito a 44 e persone che lo rinfrescano a 47 e tutte e due fanno prodotti ottimi, va benissimo. Ci sono anche, ho visto persone gestire il lievito madre in olio, ok? Quindi se il prodotto finale è buono, vuol dire che ha ragione la pratica in quel caso. Però, ovviamente, ci sono delle cose che bisogna sapere. Poi ognuno troverà il proprio modo di gestirle. Quindi diciamo che il primo rinfresco si idrata meno perché viene dall'acqua. Il secondo rinfresco si idrata, ovviamente, alla giusta idratazione, teoricamente, per un lievito madre solido, che c'è chi lo idrata al 50, ma generalmente per avere un equilibrio, ok? Da un 44 a un 47% sarebbe l'ideale, ok? E generalmente per il metodo piemontese si parte direttamente con l'impasto serale o pomeridiano, dipende, per poi fare il primo impasto, ad esempio panettone, ok? Panettone, si fa il primo impasto, si mette tutta la notte a lievitazione, la mattina quando è quadruplicato, c'è chi lo arriva al triplico, c'è chi quando quadruplica, anche lì potremmo aprire un capitolo perché dipende da che prodotto si vuole ottenere. Ovviamente più il primo impasto sviluppa, più il secondo fa prima sviluppare. Ovviamente più il primo impasto è più lievitato, più tenderà ad avere una parte un po' più forte di gusto, ok? Comunque, ad ogni modo, si parte quindi così. Lievito madre in acqua, generalmente riposo notturno in acqua, idratazione primo rinfresco, secondo rinfresco, e si mette all'interno del nostro impasto che vogliamo fare, di un grande lievitato, di una pizza, di una focaccia, generalmente due rinfreschi. Questo è lo standard. Poi io ho sperimentato tanto, continuo a sperimentare, e ho visto anche che se il lievito è veramente in forma, un rinfresco fatto bene, l'impasto diretto che magari lievita un po' di più a una temperatura leggermente più bassa, e vengono comunque prodotti ottimi. Diciamo, si è sempre detto di fare tre rinfreschi perché aumenta la conservazione, che è quello che si è sempre detto. Due rinfreschi va bene, a un rinfresco tendenzialmente non viene insegnato perché accademicamente non corretto. Anche se io vi posso dire la mia semplice esperienza personale, che a un rinfresco ho fatto l'anno scorso circa 300 panettoni, quindi non tantissimi, però sono venuti tutti a un rinfresco e comunque hanno avuto una buona shelf life. È vero che gestivo la madre bene, conservata a una certa temperatura notturna, e venivano bene, ok? Ovviamente allungavo i tempi di lievitazione del primo impasto, però quella è una cosa mia. Non è detto che si fa così, questa è una mia esperienza personale che ti porto. Generalmente due rinfreschi e si parte. Poi troverete anche la scuola di pensiero che si fa solo tre rinfreschi, se no non si può fare. Quindi l'importante è che il prodotto venga buono, ok? E che duri.
Ad ogni modo, il lievito in acqua va calcolata anche le temperature dell'acqua. Ad esempio, la temperatura, andiamo a vedere un pochettino le temperature. Allora, temperature. Temperature, tempo, riposo. Ok, le basi proprio, eh? Allora, temperature. Generalmente il lievito in acqua dovrebbe stare di notte. Ok, perché? Allora, di giorno deve lavorare. Cioè, lo rinfreschiamo, lo facciamo sviluppare, anche lì si apre un mondo, c'è chi dice di portarlo al raddoppio, c'è chi dice di portarlo 2 volte e mezza, c'è chi dice di portarlo al triplico, vanno tutti bene, semplicemente sono 3 tipologie, okay, di lievitazione differente, ognuna ha un'acidità diversa, okay, magari lo vedremo, cioè al raddoppio è più giovane, okay, al triplico è più maturo, quindi è un po' più forte. Però otteniamo sempre dei buoni risultati. Bisogna vedere che tipo di maestro ti ha insegnato la sua visione, la sua tecnica, il suo metodo, ok? Perché non c'è un metodo per ottenere un risultato, ce ne sono tanti, ok? Infatti, quello che mi interessa a me è farti capire i concetti, non darti un metodo, esiste solo quello. Quindi di giorno lavora il lievito, quindi noi lo rinfreschiamo, ok? Anche lì le temperature per i rinfreschi. Cioè, ovviamente, più noi diamo una temperatura, allora, temperatura dell'acqua per i rinfreschi, generalmente da un 24 a un 26 gradi va bene, è la norma. C'è chi vi dirà 24 o 26, va bene, però va bene, anche perché poi l'attrito della macchina comunque lo porta di solito a un 27-28, che 27-28 è il range ottimale dei lieviti. Ok, quindi praticamente se noi lo dobbiamo usare, se noi lo rinfreschiamo a questa temperatura e poi arriva a 27-28, è preciso per metterlo in camera di lievitazione, un forno di casa con luce accesa, affinché lui inizia a sviluppare. È ovvio che temperature più basse, quindi magari mettiamo l'acqua fredda e arriva a 15 gradi, non sviluppa più, cioè ci mette una vita. Generalmente un lievito sviluppa in 3-4 ore. Ma se noi mettiamo l'acqua fredda, questo qui non sviluppa più, ok? Quindi, e se noi mettiamo l'acqua a 50 gradi, attenzione, cioè a meno che viene da meno 5, va bene, ok? L'importante, il nostro obiettivo è raggiungere questa temperatura. Se vogliamo rinfrescarlo, da mettere nell'impasto. Infatti, vi diranno: no, metti l'acqua a 30. Metti l'acqua a 24, sono tutte giuste. Dipende da che punto parti. Quindi se tu parti dall'acqua da frigo, ovviamente la temperatura sarà buona metterla a 35-40 gradi. Ma se tu parti a temperatura ambiente e magari estate, non puoi mettere l'acqua a 40 gradi, è troppo, ok? Quindi se viene da frigo l'acqua a 40 gradi va bene, ma se viene a temperatura ambiente si può mettere a 24, va bene, ok? Dipende, dipende, sempre dipende. Poi, quindi di giorno lavora a temperature per i lavori. Può duplicare 2 volte e mezzo, il triplico, ogni maestro vi dirà la sua. Io tendenzialmente vi dico 2 volte e mezza la madre solida va bene, anche al triplico, ho visto maestri al raddoppio, semplicemente si prende più giovane, ok? Viene un prodotto un po' meno acido, un po' meno forte, tutto qui. Di giorno lavora, ok? E di notte lui deve recuperare, ok? Immaginate un atleta, un professionista, cosa fa? Va in palestra oppure va a correre, fa lo sprint, ok? E dopo che ha lavorato di giorno, come noi, andiamo a lavorare e poi di sera dobbiamo riposare. Uguale. Quindi di giorno lui lavora, ok? E di sera deve riposare. Ora, di notte noi lo possiamo conservare temperatura ambiente se 18-20 gradi, anche se è un po' altina come temperatura già, però si può anche fare con i giusti accorgimenti, ok? Se invece è temperatura da frigo, ok?
si può conservare in frigorifero, certamente che si può conservare. Però ovviamente rallentiamo la carica microbica, quindi cioè i batteri lieviti che a una temperatura di solito da un 24, 26 ai 30 lavorano in maniera gagliarda, se noi li mettiamo in frigorifero rallentano, ok? Quindi cosa dobbiamo fare? Di notte se li mettiamo in frigorifero, la mattina al rinfresco deve essere con acqua calda, 40 gradi. Generalmente l'ideale sarebbe metterli in cantina a 16-18 gradi, ok? L'idea, se è una cantina, questa è la temperatura perfetta. Poi ci sono su Amazon le cantinette tipo Vini, Ferma Big, ci sono tantissimi modi per conservarla a questa temperatura. E questa temperatura c'è un perché, cioè non è che va messo a questa temperatura a caso, perché questa temperatura praticamente lavorano, abbassano il pH i batteri, creano un ambiente acido e hanno degli effetti antimuffa, hanno degli effetti antimicrobici, producono batteriocine, producono tutte sostanze che proteggono il lievito da patogeni, da sostanze a noi non utili, ok? Ok, quindi le temperature sono importanti per la notte come per il giorno. Ok, quindi di giorno si rinfresca generalmente a 24-26 gradi se dobbiamo andare nell'impasto e di sera 16-18. Però se noi di giorno non lo usiamo ma lo stiamo rinfrescandolo solo per mantenerlo attivo, ok? Cioè attivo per mantenerlo, che gli dai da mangiare e da bere, ma noi possiamo anche rinfrescarlo con acqua più fresca, non succede niente. Anzi meglio, rallentiamo la fermentazione e arriva fino al giorno dopo. Poi lì ci sarebbe da fare un discorso su, ad esempio, quanta farina mettere, l'effetto tampone, eccetera, eccetera. Però lo spiego magari in un'altra lezione. Il tempo. Ecco, generalmente, allora, il lievito madre, una volta rinfrescato, lui sviluppa, diciamo, almeno, mettiamo che uno di lievito arriva due volte e mezza, generalmente in tre ore e mezza, ok? La vecchia scuola lo portava al triplico, ok? Quindi arrivava fino a qui, al triplico, generalmente arriva anche in 4 ore. Dalle 3 alle 4 ore, dipende. C'è la scuola, come dicevo, che lo porta al raddoppio, ok? Dipende dal tipo di maestro che... E come vi trovate voi, poi, e il sapore che volete dare al prodotto, ok? Quindi il tempo è importante, ok? Comunque questo è un range, dalle 3 alle 4 ore deve sviluppare, dipende ovviamente... Se lo portate al raddoppio in 2 ore e mezza è già su, 3 ore massimo. Se lo portate al triplico magari ci vorrà 4 ore. Può essere anche 5 però, perché dipende, ok? Il tempo di stazionamento notturno, anche lì, deve stare una notte. Meglio 16 ore, ok? Anche lì 16-18 ore. 16-18 ore, ok? Il tempo che deve stare a riposarsi, ok? Il tempo, ok, poi riposo, ok, il riposo notturno è importantissimo, ok, quindi come un atleta o come una persona che lavora, di sera deve riposare, lui lavora sempre perché non si ferma mai, però deve stare lì, tranquillo e deve riposare, ok, ed è importante, l'ho già detto prima, e la temperatura di stazionamento l'abbiamo già vista. C'è molto da dire, ok? C'è a quanto rinfrescarlo, che tipo di farina usare, che tipo di cantinetta comprare, che tipo di percentuali di acqua usare nello specifico. Cioè veramente è un mondo, ok? Adesso io mi limito a darvi queste informazioni, poi come sempre, se ti interessano i percorsi della pasticceria, qui sotto trovi il link per accedere direttamente alle mie masterclass gratuita e vedermi all'opera, ok? Al momento abbiamo due corsi, abbiamo pasticceria lievitata, che ti mostra un po' i percorsi della pasticceria lievitata, proprio il laboratorio, facciamo croissant, cornetti, pane al cioccolato, panettone,
e pasticceria da forno invece incentrata sulle torte, crostate moderne, biscotteria, torte da forno e tutti i prodotti comunque da sfornare, ok? Quindi non cremosi, sì c'è anche qualcosa sulle bavarese cremosi, ma più che altro sui prodotti da forno. Se sei interessato a questi argomenti sulla pasticceria, innanzitutto puoi scrivermi anche un commento per chiedermi puoi farmi qualche domanda, ti risponderò. Iscriviti al canale e attiva la campanellina, molto importante, per rimanere sempre aggiornato su questi argomenti. Inizierò a fare un po' di video educativi proprio per soprattutto appassionati di pasticceria che vogliono entrare un pochettino in questo mondo. Dunque, questo video è concluso, ci vediamo al prossimo video e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!